In questa fase utilizziamo una matita color ciano per tracciare la struttura base della nostra creatura. Una matita color ciano ci permette poi di non vederla nella scansione finale. Qui vado a disegnare le forme base, sto abbastanza grezza, disegno anche l'ossatura se può servirmi e cerco di mettere giù tutte le parti che mi servono. Poi con una matita più leggera, una 4H, vado a delimitare le forme esterne e quelle finali della mia creatura. Una matita 4H è una matita molto leggera, quindi mi permette di non andare a caricare troppo il foglio. Con una gomma pane vado un pochettino a togliere il grasso per la fase successiva, dove con una portamine, con dentro una mina HB, vado a delimitare definitivamente la mia creatura. Tutti i dettagli finali come corni e branchie vengono realizzati in questa fase. Per dare un effetto anticato al nostro diario utilizziamo la Toned Paper Color Sand della Fabriano. Con l'utilizzo della carta carbone vado a trasferire la nostra line art sul foglio definitivo. Per fare una leggera pressione sul foglio utilizzo un dotter. Dopodiché do una leggera sgrassata con la gomma pane e successivamente con il liner della Faber-Castell di dimensioni 0,1 vado ad inchiostrare il nostro disegno. Per questo tipo di illustrazione non è indispensabile variare lo spessore della linea, perché poi l'acquerello che andremo ad aggiungere successivamente andrà lui stesso a creare volume e profondità al tutto. Andiamo a mettere lo scotch di carta su tutti e quattro i lati del nostro foglio, perché così evitiamo che successivamente l'acqua crei eccessive grinze e pieghi il nostro foglio. Iniziamo ad acquerellare con delle velature leggere di blu, utilizzando dei pennelli molto morbidi e molto pieni di acqua. Questo crea una tintura estremamente diluita, che poi in asciugatura andrà a essere ancora più chiara di quanto vediamo. I pennelli che utilizzo in questa fase sono quelli della serie Unico Infinito della Borciani Bonazzi. Sono estremamente morbidi e si riempiono molto d'acqua, quindi utili per questo scopo. Per andare poi a sfumare il colore vado ad utilizzare i water brush della Pentel. Per i dettagli più fini come le pinne e le corna utilizzo un pennello di dimensione 1 della Tintoretto. Per dare un effetto di maggiore profondità alla nostra creatura vado ad aggiungere del bianco nelle pinne più lontane dallo spettatore. Questo va a creare la prospettiva atmosferica, in questo caso acquatica perché siamo in acqua. Intanto si sono un po' asciugati i nostri disegni, quindi vado a rafforzare le ombre portanti andando ad aggiungere altro colore sfumandolo sempre con il water brush. Analogamente a prima, essendosi già asciugato il colore sotto, possiamo andare a dare maggiore enfasi e quindi a riprendere il colore blu utilizzato per il nostro rinoceronte marino. In questo modo il colore prende più vita e diventa più intenso. Ora, con l'aiuto di matite e di sfumino, andiamo a rafforzare i toni. Andiamo a creare delle sfumature più morbide e delle velature più controllate. Utilizziamo anche delle matite acquerellabili per andare a dare maggiore vita e intensificare alcuni punti, come ad esempio le punte delle pinne o il becco del nostro rinoceronte marino. Le matite acquerellabili le utilizzo con il water brush, essendo con una punta molto piccola e potendo controllare la quantità di acqua che utilizzo, così non vado a diluire eccessivamente il colore.
Mi piace utilizzare uno sfumino sporco perché, anche se è sporco, ha comunque una carica di grafite e quindi mi permette di fare delle sfumature estremamente leggere e delicate. Le matite che sto utilizzando sono principalmente le Polychromos della Faber-Castell e le Luminance della Caran d'Ache, con qualche tocco delle Aquarelle sempre della Caran d'Ache. Dopo aver intensificato le ombre, con l'utilizzo di una matita bianca vado a creare dei punti di riflessione e di luce per dare un aspetto molto più lucido al nostro pesciolone. Con l'utilizzo di un water brush, quindi con un colore molto diluito, vado a creare le macchie sul mantello, e il nostro rinoceronte marino è finito.